chiamo Simona Morini, sono docente all'Università IUAV di Venezia, insegno filosofia e teoria delle decisioni razionali e da 2 anni insegno anche in un master di rigenerazione urbana e innovazione sociale. La giornata è stata molto interessante, credo che anche abbiamo raggiunto dei risultati soddisfacenti. Dovevamo definire un sistema di crediti formativi, abbiamo deciso di sganciarlo dal tempo, che è normalmente il sistema che si usa per misurare il lavoro che uno ha fatto, e abbiamo costruito una specie di impronta personale che tiene conto di tante altre cose di cui un normale, per esempio, curriculum non tiene conto, cioè delle passioni delle persone, delle loro capacità, dei loro desideri. Quindi ci sembra un'impronta divertente e sovrapponibile con quelle di altri, anche per riuscire a creare un'impronta di un gruppo, insomma, quindi siamo particolarmente contenti di questi risultati. La differenza fra la formazione universitaria e quella che invece si può avere qui a SOS è che tanto è molto più divertente, ma soprattutto il fatto che questa è una vera comunità, è un gruppo di persone in cui allievi e docenti si mettono insieme per rispondere a delle domande, per risolvere dei problemi, per elaborare dei progetti. Da noi all'università c'è ancora una formazione molto disciplinare, abbiamo ancora delle classi di laurea, delle caselle dentro le quali dobbiamo collocarci che ci danno molta meno libertà, soprattutto quando il sapere è chiamato appunto a risolvere dei problemi nuovi, no? E anche a elaborare strumenti nuovi per dare queste risposte. Da questo punto di vista credo che SOS sia un esperimento molto interessante e qualche cosa che purtroppo noi non riusciremo a fare nell'università così come è strutturata attualmente.